1989, quindi 18 anni. Sì, una ginnasta abbastanza potente, infatti l'esecuzione ha messo in evidenza queste qualità fisiche. E quindi niente, dicevamo che questo mondiale di Stoccarda è sicuramente l'appuntamento più importante del quadriennio olimpico, perché attraverso questo mondiale viene permesso alle 12 nazioni del mondo che partecipano di arrivare con la propria rappresentativa di squadra all'Olimpiade di Pechino 2008. Quindi è sicuramente un appuntamento determinante per tutte le nazionali, e in questa fase trovare di fronte la Romania e l'Italia e la Francia, che sono sicuramente in Europa delle nazionali di tutto livello. Ricordiamo che l'Italia ha vinto gli europei di Volos, quindi intanto 14.600 per Catalina Ponor nel corpo libero. Beh, sicuramente è un punteggio ottimo, visto appunto il periodo di preparazione, anche l'esecuzione assolutamente di livello. Ecco, questo è un doppio carpio indietro di uscita, un'esitazione.